Buonasera e bentornati a Pole Position. Quest'oggi protagonista della nostra puntata è la 626 e così do il benvenuto a Umberto Buzziol, il presidente. Buonasera. 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 Ah, parliamo buonasera. Di questa bella azienda che nacque nel 1998 98. Da un'idea di un gruppo di persone, perché so quanto è importante per la vostra azienda il rispetto, il valore dell'amicizia, delle persone, del team, ma il resto ce lo racconta lei. È stato sicuramente l'elemento fondante. Era un gruppo di amici che aveva qualche competenza nel campo dell'antinfortunistica, ma soprattutto il sogno di fare qualcosa insieme che legasse questa loro profonda amicizia. Così si è partiti nel 98 e dopo un po' d'anni oggi siamo un'azienda che lavora con numerose imprese, enti pubblici e anche con piccoli artigiani e può offrire loro prodotti e servizi nell'ambito della sicurezza mirati a farli risparmiare tempo e denaro e anche a creare una cultura della sicurezza. Questo ci piace. Entriamo più nello specifico e le chiedo che prodotti offrite. Offriamo tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, quindi dai classici e ben noti calzature da lavoro, occhiali, guanti e quant'altro, e abbigliamento tecnico anche personalizzato e poi cerchiamo sempre di distinguerci, di innovare. Negli ultimi anni abbiamo esplorato bene il mondo della protezione delle cadute dall'alto, che resta ancora il mondo che purtroppo innesca gli infortuni più gravi e dove siamo anche in grado di fornire sistemi per la messa in sicurezza di coperture e poi un pochino il mondo della protezione ambientale che permette alle aziende in caso di sversamenti pericolosi di gestire appunto la protezione dagli inquinanti. E volevo chiederle qual è la vostra clientela di riferimento, perché l'industria manifatturiera, quello sicuramente, però sia come collaboratori, come diciamo no, come interlocutori avete le grandi aziende, ma siete in grado, grazie alla presenza massiccia che avete, di riuscire ad arrivare anche piccole e anche privati imprese. Sì, questo è sempre stato un nostro target, nel senso che ovviamente le grandi industrie esistono, è un piacere servirle, serve un certo tipo di struttura e piano piano noi siamo riusciti a costruirla e ad averla. Però essendo una realtà anche locale, forse anche proprio per il fatto che siamo partiti da essere un gruppo di amici, ci piace arrivare anche a raggiungere aziende e imprese molto piccole, i singoli artigiani, e poi c'è un punto vendita che è molto apprezzato, locale, e quello arriva ovviamente anche alla vendita al dettaglio e quindi anche a fornire i privati. Questa è la grande differenza che vi distingue dai vostri competitor, innanzitutto la fidelizzazione, i rapporti personali, giusto? Sì, giusto, quello è stato sempre sicuramente un veicolo per noi importantissimo nel nostro messaggio. Tutto quello che è la nostra storia, sono le nostre storie di maggiore successo, nascono da lì, da rapporti molto consolidati, molto schietti, che talvolta quasi sfociano nell'amicizia, pur mantenendo un ambito ovviamente strettamente professionale, perché sono due ambiti diversi sicuramente. Come vi siete posti in questo periodo di crisi, chiaramente parliamo di pandemia, in che modo avete reagito? Diciamo che all'inizio siamo stati quasi travolti, nel senso che noi siamo dalla parte della barricata che ha visto raddoppiato il volume di lavoro. Purtroppo in un secondo si sono deteriorate tutte le certezze, si lavorava tantissimo, ma alla giornata si può dire che la nostra strategia è stata quella di essere presenti, rispondere al telefono quando altri non lo facevano, piuttosto che rassicurare per quanto possibile i nostri clienti e cercare assieme a loro, assieme ai nostri fornitori, di raccogliere tutte le informazioni possibili e trovare soluzioni anche di emergenza concordate con loro. A oggi siamo grati ai nostri clienti per averci dato fiducia, ma possiamo dire che è stata una strategia vincente. Fra le tante innovazioni che avete apportato in questi anni, sicuramente il fatto di investire sulla digitalizzazione in periodi poi soprattutto come questi è sicuramente servito, sono investimenti importanti però mirati per il proseguimento poi dell'attività, immagino. Assolutamente, assolutamente sì, in questo periodo si è dimostrato vincente anche gioco forza. Abbiamo dovuto investire perché altri canali sono andati a chiudersi, anche se solo temporaneamente.
però ci ritroviamo il valore di questo investimento anche nel fatto che comunque tutto il nostro settore merceologico sta crescendo dal punto di vista tecnologico. Non si tratta più solo di avere un buon guanto o una calzatura fatta bene, ma si tratta anche di interfacciarsi con sistemi IT, con dei cloud, con sistemi tracciabili tecnologici che permettano sia una certa sicurezza, sia un certo tracciamento, un monitoraggio della sicurezza nelle aziende, e ovviamente danno una tutela legale e una tutela di protezione. Il vostro business che tipo di mercato ha? Nazionale o avete progetti, diciamo, per il futuro? Attualmente il mercato è nazionale. Diciamo che operiamo di più nell'Italia settentrionale al momento. Abbiamo qualche piccola enclave all'estero, soprattutto in Austria, perché logisticamente noi siamo di Udine, siamo molto vicini, insomma, certo. È più vicina di Torino, insomma, no? E ci stiamo attrezzando per cominciare ad essere un pochino più strutturati e ad avere un'espansione territoriale su un territorio più ampio. La vostra filosofia aziendale un po' naturalmente è emerso dalla nostra chiacchierata di cosa si tratta, che voi diventate comunque partner dei vostri clienti, cercate di soddisfare tutte le richieste, le esigenze, la personalizzazione delle cose, però sì. Se vuole aggiungere ulteriormente direbbe? La cosa che costituisce un po' il faro nostro è che prima di tutto vengono le persone, forse proprio perché siamo nati così, cioè alla fine la nostra è un'azienda fatta da amici, nata da amici, che piano piano è diventata qualcosa di più. E ci piace pensare che partendo dalle persone, confrontandosi con apertura, confrontandosi con le proprie esigenze reciproche, che talvolta purtroppo sono contrapposte, e si riescano a trovare sempre le soluzioni più performanti e che siano vincenti per entrambi, diciamo così, i lati della trattativa. Voi attraverso naturalmente i prodotti che producete, che offrite, promuovete quindi la cultura sulla sicurezza. Visto che comunque abbiamo un pubblico che ci segue, persone che sarebbero e saranno e sono interessate magari a migliorare la sicurezza delle persone che collaborano con loro, se dovesse invogliarle a scegliere voi, comunque a investire ulteriormente, che cosa direbbe oggi? Come diceva lei, ci sono maggiori problemi, per esempio per le cadute dall'alto, sì. Purtroppo la cronaca ce la testimonia spesso e volentieri. Quindi io direi a tutti di vivere la sicurezza come un investimento e non come un costo. Da molti storicamente percepito quasi come una tassa. Bisogna adeguarsi alle normative e facciamo il minimo indispensabile per rispettarle. In realtà la nostra filosofia, quella che vogliamo insomma diffondere, va in direzione opposta. È proprio quella di creare dei sistemi che permettano sia di lavorare in sicurezza, che di lavorare meglio, che di produrre di più. Perché sicurezza e produttività non sono due voci contrapposte. Perché scegliere 626? Perché ci mettiamo il cuore, perché abbiamo una grande passione per quello che facciamo, perché ci piace che i risultati arrivino prima per i nostri clienti e poi per noi. E questa è una cosa che vogliamo assolutamente portare avanti e veicolare in tutti i rapporti commerciali e personali che abbiamo. Sicurezza sul lavoro sicuramente è protagonista della vostra azienda, che è la 626, di cui ci ha raccontato ampiamente tutta la realtà. Io ringrazio quindi il presidente Umberto Buzziol per essere stato qui grazie con noi. Grazie a voi. E voi restate con noi se vi va, perché così sarete sempre in pole position. Buonasera e bentornati a Pole Position. Quest'oggi vi presento l'Antonio Fiore Alimentare e lo facciamo con l'amministratore delegato Antonio Fiore. Buonasera. Buonasera a lei, Anna, e grazie per l'invito. È veramente un piacere, soprattutto quando si parla di qualcosa di gustoso come i taralli, perché parliamo di Antonio Fiore, che lei è il suo nome chiaramente, ma anche il capostipite della vostra famiglia, colui che ha creato questa azienda. Voi siete la terza generazione. Esatto. E sono molto curiosa, insomma, perché
suo nonno ha proprio fatto il primo tarallo, possiamo dire. Beh, direi di sì. Sì, l'azienda che rappresento è la terza generazione. È stata creata da mio nonno tanti anni fa, un uomo che è partito praticamente da zero. Dopo, ecco, la nostra, oserei dire, è l'autentica storia di un uomo che per beghe familiari ha dovuto trasferirsi in un'altra città per ripartire da zero. Quindi con quel piccolo bagaglio d'esperienza nel campo della panificazione, con la voglia di crearsi qualcosa da sé, e quindi inizia a produrre il pane, perché noi nasciamo come famiglia di panificatori. Quindi riesce ad aprire una panetteria e a far conoscere alla nuova città, ai residenti della zona, le sue specialità della panificazione. E da lì, giorno dopo giorno, ha avuto il giusto successo, quel riscontro positivo che ha avuto dalla gente del luogo, aprendo altri due punti vendita per coprire l'intera città, poi oltre la città nei comuni limitrofi, fino ad arrivare ai mercati rionali di alcune città del nord. Tra le specialità di Antonio Fiore ci sono anche i taralli. Antonio Fiore ovviamente è mio nonno. I taralli che ha sempre prodotto, ma che negli anni 2000, grazie a mio padre Aldo, hanno un'evoluzione. E vengono creati i fragrantini. Il fragrantino è l'evoluzione del tarallo, o più che altro possiamo chiamarli come la versione di Antonio Fiore del tarallo. Una versione personalizzata, un modo per mantenere il legame alla tradizione, quindi agli insegnamenti del nonno, con un qualcosa di nuovo, e cioè la lievitazione naturale, l'aggiunta del lievito madre che non era contemplata dalla tradizione. Quindi nascono i fragrantini nei primi del 2000 e in circa 20 anni il prodotto è cresciuto molto, soprattutto nella distribuzione automatica, quindi nelle macchinette che un po' tutti conosciamo. Vorrei soffermarmi proprio su questo, l'importanza di un prodotto che troviamo oggi nei distributori, per esempio, che è perfetto per il periodo storico che stiamo vivendo. Esatto. Punti di forza, quindi, Certo, per diversi motivi, soprattutto perché, parliamo del prodotto prima, è uno snack salato cotto in forno, quindi genuino. Il fragrantino poi in più la digeribilità, lo possono consumare tutti. E altro punto di forza, e forse più in linea con i tempi, il fatto di essere venduto in confezioni monodose, che corrispondono, in base ai valori nutrizionali, a uno spuntino sano, digeribile e per tutti, insomma. E volevo ricordare, visto che lei ha appena detto uno dei punti dove possiamo trovare i prodotti di Antonio Fiore alimentare, che voi partite appunto dalla produzione, quindi ai mercati, alla distribuzione, siete una filiera completa comunque come azienda. Beh, certo, sì. L'azienda, come dicevo prima, siamo nati da una panetteria nel centro storico della città di Andria, per arrivare oggi ad avere uno stabilimento abbastanza evoluto, che ci ha permesso di poter arrivare in tempi brevi, quindi anche garantire un servizio oltre che la qualità, arrivare in tempi brevi a consegnare puntuali ai nostri clienti. Quindi, ecco, una delle nostre, fa parte della nostra filosofia aziendale, è quello di non tenere in magazzino il prodotto per molto tempo, perché noi vogliamo che il consumatore mangi un prodotto che abbia poche ore di vita, quindi appena sfornato. E questa è un'abitudine che ci portiamo avanti da tantissimo tempo. E spero che potremo continuare sempre così. A forza di parlare mi è venuto un po' un languorino. Sì, infatti. Quindi però siamo appunto in conclusione del nostro incontro. Io ringrazio Antonio Fiore per averci... Grazie a voi. Presentato l'Antonio Fiore Alimentare e i prodotti che tutti noi possiamo trovare, perché hanno diciamo una bella distribuzione, e quindi quando li trovate assaggiateli, perché io adesso lo farò subito dopo. Intanto ringrazio l'amministratore delegato Antonio Fiore, grazie. Grazie a lei. E voi rimanete qui se volete scoprire tante altre realtà italiane e non solo.